diventare casa, diventare cibo. Nelle parabole che descrivono il regno dei cieli, il Cristo si presenta a noi come qualcosa di piccolo destinato a crescere e noi siamo chiamati ad accogliere il dono grande che Dio fa a ciascuno di noi perché nella nostra vita porti frutto. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Un singolo seme viene seminato nel campo. C'è un'attenzione, una preparazione, un'attesa lenta. Qualcosa di importante attende quel terreno. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Qualcosa di piccolo, destinato a diventare grande, diventa casa accogliente, un rifugio per molti. Dio fa cose meravigliose con gli strumenti più semplici. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Anche qui il poco fa tanto. Se prima il contadino e il terreno facevano poco, qui la farina e il lievito sono impastati. Si mescolano e la farina con il lievito diventa altro. Cresce e si prepara per diventare cibo. Nel poco troviamo la presenza di Dio. Il regno diventa casa e cibo. In Cristo abitiamo, di Cristo ci nutriamo. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. La sapienza di Dio si rivela a noi in Cristo. La vita, questa stessa giornata, sono una parabola da accogliere e amare.